Tabatunga. Assen. Monaco. Present. Avallone. Present. De Via. Misi. Sì. Di Nuto. Presente. Esposito. Present. Ok, passiamo, apriamo l'ultimo consiglio del Comune, con gli auguri di buon Natale e buon anno a tutti. E passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Come al solito, votiamo. Con l'astensione degli assenti nella precedente seduta di consiglio comune. Monaco assente, tutti e tre loro assenti. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Razionalizzazione annuale società partecipate, revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, e successive modificazioni e integrazioni, ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2019. Questo è un adempimento che da un po' di anni è stato inserito negli enti locali e prevede la ricognizione delle partecipazioni che l'ente ha in società terze, anche in considerazione del fatto della possibilità di poter dismettere eventualmente e fare un piano vero e proprio di dismissione. La proposta, accompagnata da una relazione tecnica, prevede la contezza di tutte le partecipazioni che il Comune possiede e sono sempre le soglie, sono ormai è un dato consolidato, non se ne sono né aggiunte né eliminate, fatta eccezione per Metano Gas che è stata invece liquidata, è stata chiusa e tutto il capitale sociale è stato ripartito e consegnato ai vari soci. Non è rispettato la quota del capitale sociale di 3-4-5 anni sostanzialmente. Giusto. Giusto per elencare, sono l'autorità d'ambito 6, che è un consorzio, diciamo un'autorità a quale il Comune di Pedina partecipa in maniera obbligatoria, ex legge per legge, il consorzio di Bacino Salerno 3, in cui questo Comune più volte ha già deliberato in merito circa la necessità di raggiungere una via di uscita rispetto a questo consorzio a cui il Comune aderisce negli anni 70, il quale ormai dopo 50 anni ha perso gran parte del suo spirito iniziale costitutivo. Il consorzio ASNEF, invece, che è un consorzio al quale abbiamo aderito ultimamente, che praticamente è una società di forma di consulenza di cui i comuni si servono per fare le gare, per fare tutta una serie di adempimenti, per fare il sito internet, in sede, giusto per dare un'altra indicazione. È una società di consulenza che partecipata, ideata dal comune di Caggiano, che negli anni è molto ingrandita e si è sviluppata in tutto il territorio nazionale. E un'altra società, sempre dell'ASNAS, questa volta il consorzio ASNAS, ambedue hanno la stessa funzione. L'ASNAS per le questioni relative alle questioni informatiche, ASNAS per quanto riguarda gli appalti pubblici. È un atto nel quale noi facciamo la rivoluzione, diamo atto e approviamo l'elenco dei partecipanti, per cui se non ci sono interventi io passerei velocemente alle persone. Io innanzitutto volevo dire se c'è qualche delegato che rappresenta il comune di queste società partecipate. Se c'è, credo che
parte non è mobile, è chiaro che la voglia di dire, non si può, non fai. Dobbiamo avere parte delle società partecipanti, cioè è quasi un fatto di niente, insomma, che si può. Però credo che sarebbe utile che il delegato, chi è delegato, tra i consiglieri, che c'è praticamente di relazione a servire, insomma, di racconto delle attività svolte, delle proposte che qualcuno si indica porta, in seno alla vergogna, cioè quando si fanno le domande, in seno a più queste società, e pure su cui mi dà di vendere queste cose. Cioè, questo è quello che mi chiedo. Allora, voi... In questa... Mi pare un'osservazione corretta. In questa fase noi andiamo a dare un elenco dei partecipanti facendo una fotografia di quello che è lo stato. Ovviamente è nella prerogativa di ogni consiglio comunale chiedere anche proponendo un ordine del giorno specifico sul funzionamento di tutte quante le partecipanti. E in quella qualora, oppure lo devo fare, me lo chiedete a me, lo propongo io, non ne parliamo diffusamente, non lo faccio qui, non lo faccio qui, non lo faccio qui, è una cosa che è il problema, secondo me, se io sono tutte capisci, insomma, che stanno... Allora, c'è anche semplice. Le utilità, c'è delle nostre proposte che portiamo in situazione, se giusto per dare una poi se ne vogliamo parlare più. Poi sarà la chiamata società è un fatto formato. E in questo momento è solo un atto formale, non è una è solo un atto politico. Ovviamente se vogliamo spostare la discussione sulla questione politica, sull'utilità o meno, ovviamente possiamo fare sull'utilità politica, cioè non lo sposta nel senso che secondo me tutti i consigli, dovrebbe essere conoscere un po' tutto l'andamento, che si faccia, non si faccia, una serie di cose. Posso dire? È un tutti di quanti, insomma, non perché. Allora, il consorzio di bacino sarà da dove è l'autorità d'ambito sede non è un organo, è un organo nel quale noi non abbiamo diritto di voto, non possiamo avere un intervento, è un organo dello Stato, non ce ne sono tre. Per quanto riguarda il bacino, consorzio saranno tre, per il fatto che c'è una situazione debitoria, la solita questione. Che non siamo tra i comuni che hanno pagato regolarmente, ma hanno pagato regolarmente il dovuto, non abbiamo diritto di voto. Quindi noi non partecipiamo a nessuna assemblea. Per quanto riguarda invece l'ASMEZ, abbiamo diritto di voto e a partecipare, partecipa all'assemblea è sottoscritto una società di SRL, per cui si convoca generalmente ordinariamente solo per il bilancio. E solo per atti di ordinaria amministrazione. Ci sono delle convocazioni straordinarie quando non ci sono atti straordinari. L'ultima assemblea si è tenuta a Napoli prima del Covid, perché eravamo in presenza, e si è discusso del bilancio dell'ASL. C'è una società molto florida, tant'è che ogni anno ha degli utili cospicui. Tant'è che ogni anno regala la televisione, giusto per è un elemento per farvi capire, la televisione che si trova all'ingresso del comune è un regalo che ha fatto ai soci l'ASMEZ nella divisione degli utili, ha ripartito gli utili e ha regalato a tutti i comuni soci, a tutti, le televisioni con la possibilità di sì. Questa è la situazione, l'unica che regolarmente ci vediamo, facciamo le assemblee e l'ASMEZ. Le altre, consorzio per motivi, ci impedisce lo statuto del consorzio, la partecipazione, l'altro non sono previsti organi assembleari, quindi qua è quale comunque. Passiamo alla votazione. Sei favorevoli? Ci asteniamo. E tre astenuti. Allora, questo invece è il prossimo argomento, non avete avuto la disponibilità, votazione di una precedente. Il prossimo argomento non avete avuto un,
una proposta di deliberazione, perché non è una mancanza, è un argomento che è stato messo per iniziare una discussione, per porre all'attenzione del Consiglio l'attività che stiamo svolgendo in relazione al processo di revisione del piano del parco. Prima del Covid, il processo di revisione del piano del parco è iniziato prima del Covid, mi pare in febbraio 2020, però vado a memoria, non so se si ricorda il certo. No, marzo no, perché non devo fare gennaio, febbraio, l'inizio dell'anno scorso, di quest'anno, con una riunione con tutte le amministrazioni comunali in cui si è dato il tecnico nominato dal parco per la revisione del parco, che è un professore del piano, che è un professore universitario dell'Università di Napoli, ha relazionato sull'idea che aveva in mente per revisionare il parco, il piano, e ha chiesto a tutti quanti i comuni di intervenire in quell'assemblea. Io personalmente sono intervenuto, il sindaco di San Giovanni Arpino e altri sindaci che adesso non ricordo, e abbiamo evidenziato le criticità che già in quel momento noi, per le vicissitudini che sono a conoscenza di tutti quanti, le varie perplessità rispetto al piano che avevamo. Dopo di questo incontro si è chiuso l'incontro con l'impegno da parte del piano del parco di convocare i comuni per comunità montane, e ogni comune doveva all'interno della comunità montana formulare una proposta di modifica del piano del parco. Questo è l'antefatto. Ovviamente per le questioni, sicuramente non dal Covid, poi ci sono state le elezioni politiche, ci sono state una serie di impedimenti che non hanno dato seguito a quello che era stato definito in quella riunione. Premetto ancora di più, il piano del parco viene approvato dai comuni, cioè la revisione che verrà proposta dal professore universitario viene approvata in una seduta in cui sono presenti i comuni della comunità del parco, tra cui che sono 90 circa, e tra cui quindi il piano del parco era, meglio detto, non approvato, adottato dai comuni, e come il piano del parco, e poi viene inviato ai vari enti sovraccomunali per l'approvazione dovuta al ministero, alla regione. Vista questa, diciamo, cosa, siccome questo è un argomento che credo interessi tutta la nostra comunità senza distinzione tra maggioranza e opposizione, il Comune di Pedina, insieme ad alcuni comuni che hanno la stessa problematica, condividono questa nostra stessa problematica, cioè il Comune di Folla e molto più marginalmente il Comune di Auretta e il Comune di Sant'Asserra, i maggiori diciamo sfavoriti da questo piano del parco sono il Comune di Porta e il Comune di Pedina. Abbiamo fatto un incontro un mesetto fa al Comune di Porta, la presenza, ogni comune ha portato perché siamo tutti quanti in revisione anche del piano di assestamento forestale. E non sfugge l'idea che il piano del parco e il piano di assestamento forestale sono due strumenti di pianificazione che devono dialogare tra di loro. Allora, insieme al tecnico che poi dovrà incaricare la Comune di Pedina per la modifica del piano di assestamento forestale del Comune, siamo intervenuti a una riunione al Comune di Porto, sollecitata da me e convocata dal sindaco di Porto, formalmente. Ci siamo visti e abbiamo definito un percorso in cui abbiamo dato mandato ai tecnici, anche il Comune di Porto, nella persona del dottor Raffaele Gambardella del Comune di Porto, non mi ricordo chi era il Comune di Sant'Asserra, non mi ricordo chi era il Comune di Auretta, i tecnici incaricati, di formulare una proposta da sottoporre unitariamente a tutti i consigli comunali in maniera congiunta per proporre una modifica una proposta di modifica per quanto che riguarda il Comune di Pedina, il Comune di Porto, il Comune di Auretta e il Comune di Sant'Asserra.
sfociato in una relazione tecnica che ieri sera mi è stata inviata dal tecnico, che è oggetto che noi metteremo a disposizione sia come mi pare ovvio gli strumenti dei consiglieri comunali, che pubblicheremo sul sito del comune, allorché chiunque possa darci suggerimenti rispetto a questa proposta di modifica che noi abbiamo intenzione di proporre, e poi dovremo approvare in un consiglio comunale, che non è stasera, per questo non c'è volutamente la proposta. È un argomento aperto, non è un argomento in cui delibereremo, e ve ne do giusto, tanto avrete modo di leggere. Io vorrei evidenziare alcune cose. La prima, che poi è stata da me detta nell'intervento di cui parlavo prima, è che la zona A del parco è quella di riserva integrale, dove non si può fare di più. La zona A1 del comune di Perina ammonta a 821 ettari, che è il 16% dell'intera zona 1 del parco. Il 16%, io in quell'intervento dissi 50%, infatti qualcuno disse ma stai esagerando, io buttai lì per enfatizzare il ragionamento, non avevo contezza effettiva di quanto rappresentasse la zona 1 di Perina nei confronti di tutto il territorio, in tutte le zone A del parco, però per enfatizzare, per dare forza all'intervento, buttai lì un numero, il 50%. In realtà però, se non è il 50%, il 16% è comunque una mostruosità. Siamo 90 comuni, noi dovremmo rappresentare un 90esimo dell'intero territorio del parco, ne rappresentiamo il 16% equivale a un sesto, un quinto, il 20%, un sesto. È circa il 15-16%. Ma c'è qualche matematico che potrebbe confermare su questo. Gli alcuni di Rappa sono il 60%. Non lo so. Con la differenza che le zone a uno del parco nostro confinano geograficamente con gli stessi boschi, con territori, con i territori di Sant'Angelo, Ottardi e Ottardi, in cui nello stesso bosco, ma questo penso sia una domanda che conosciamo tutti chiaramente, da una parte zona 1, dall'altra parte zona C, dove si può tranquillamente fare qualsiasi, diciamo quasi qualsiasi attività, anche di tipo ricettizio o alberghiero, che cosa che invece non c'è diritto. Ed è il bosco a cui mi riferisco, il bosco della zona resta, dove noi avremmo il particolare interesse anche di una ricettiva, che è un osservatorio e via di ultimazione. Questo è il primo punto che sottolinea la relazione. Il secondo punto che sottolinea la relazione, nel quale si propone l'intervento di modifica, è sulle zone B1 e B2. Zone B1 e B2, che sono generalmente, ce lo conferma la relazione, in boschi celti, comunali e primari. Sono anche queste tematiche che sono di patrimonio comune, non è una novità che sta dicendo, sono di bellissimo. Perché qua chiunque può sapere. Allora noi andiamo, praticamente la proposta che proponiamo è una modifica della zona del parco, della zonizzazione, e proponiamo l'innalzamento della zona A1, c'è anche la cartografia, che ci è stata fatta anche già la cartografia, lo stato ex ante, cioè lo stato attuale, e lo stato che proponiamo ex post, se viene accettata la proposta di modifica, quindi l'innalzamento della zona A1. Ovviamente anche qui potremo discutere. È oggetto, noi facciamo la proposta, è oggetto di discussione consigliare. Proponiamo di escludere dalla zona B tutti i cieli comunali e di proprietà privata
e di alzare quindi anche qui il limite la zona B è sostanzialmente la fascia per rotto, per così tutta la fascia che ci troviamo di fronte quando ci svegliamo tutte le mattine rimane online. Tutta questa fascia qui è zona minima da una certa altezza di voli. Noi proponiamo di alzarla sostanzialmente in prossimità delle pinne, sostanzialmente della cima, della notte. Di escludere poi propriamente la terza cosa che dicevo della relativa al diciamo di escludere dalla zona A tutte le zone che confinando con gli altri territori comunali, se dall'altra parte è zona C2, non si capisce il motivo per cui da questa parte debba essere zona A, se è lo stesso posto che è diviso solo geograficamente, che è un artificio umano, non è un confine del bosco sostanzialmente, un confine che è stato un uomo, ha messo delle dividendo, questo è il territorio di un comune, questo è il territorio di un altro comune, un artificio che hanno messo gli uomini, non è una differenza diciamo dal punto di vista agrario, forestale, cioè è lo stesso posto, la stessa tipologia forestale. Non si capisce perché da una parte debba essere di una maniera, debba essere trattata. Quindi queste sono le tre proposte. E qualora, come sono convinto io, ma questa è una battuta, non dico a tutti quanti, qualora come siamo convinti tutti quanti noi, che ti ne piace talmente tanto, che è il più bel paese del mondo, e si vanno via il 16% in zona 1, e si vanno via tutte le zone più e più, sono liberi di farlo. Perché mi piace. Però ovviamente in subordine, se non approvano questo, ci deve essere un adeguato risarcimento economico per il vincolo, dal punto di vista giuridico si definisce espropriativo, che viene apposto su quei terreni, perché per il fatto che quel terreno che aveva una vocazione storica e naturale al taglio, cioè tu non me lo fai fare più, come se ci fosse un'espropriazione del terreno rispetto all'utilità originale. E per cui noi chiediamo, se non vogliono approvare tutto questo, in subordine di prevedere degli adeguati interventi, cosa che è prevista in questo parco non fa, sia dalla legge istitutiva del parco, la numero 97 del 94, la legge nazionale. È prevista all'articolo 3 dello statuto del parco, è previsto in un regolamento che era precedente, e Luigi se lo ricorda bene, che era precedente del parco, in cui per una volta, in un solo caso, è stato anche indennizzato parco, e che invece il piano del parco, approvato nel 2001, in una seduta di comunità del parco tenuta a Controne nel 1 dicembre 2001 o gennaio 2002, all'unanimità tutti quanti i sindaci dell'epoca approvato. Per cui questa è la cosa. Ovviamente, come dicevo, e concludo e poi do la parola ai eventuali interventi, lo dico sin d'ora. Qual è la mia intenzione, qual è l'intenzione del gruppo di maggioranza e spero che in questo trovate anche il supporto del tutto quanto il Consiglio Comunale, perché questo è un argomento che riguarda tutti noi. Qualora tutto questo non venga accolto e si persista su una situazione come quella attuale, il sottoscritto nel Consiglio della Comunità del Parco che sarà chiamato ad approvare l'eventuale proposta di revisione del parco, voterà ovviamente contro e proporrà al Consiglio la nomina di un avvocato per fare il corso al TAR, questo è poco ma sicuro. Perché questo ci è stato impedito nella visione dell'epoca, perché il Consiglio Comunale e i sindaci all'unanimità approvarono il piano del parco all'epoca. All'unanimità, non ricordo, non ho letto, non ho portato stasera, ma mi serve di portare la delibera della comunità del parco che approvò lei.
fu approvato a controllo unanime. E le osservazioni che nei mesi successivi, negli anni successivi, il Consiglio Comunale proposero, perché ci fu una proposta di modifica, anche del Consiglio Comunale di Perugia, furono respinte dalla Regione, perché le proposte di modifica, non vengono mandate poi al piano al patto, ma vengono mandate alla Regione, che poi è l'organo che all'ultimo approva. Furono respinte perché la Regione li motivò, dicendo: ma come è possibile che voi volete cambiare il piano del parco se l'avete approvato in comunità? Questa fu una motivazione di mente per la quale all'epoca le proposte di modifica che pure il Consiglio Comunale fece in maniera corretta furono respinte. Mi taccio e do la parola a eventuali interventi. Allora, io penso che oltre quelli sono perfettamente d'accordo su quello che voi dici. Intendiamo però che oltre se devono restare fuori le vostre scuse, oltre a creare un pane, anche tutti i territori privati, sia a monte che a valle del paese, quindi anche fuori dal fuoco, ci vuole una chiedere di equilibrare anche il taglio per quanto riguarda la zona autonoma. Di massima manutenzione, cioè, si può fare una politica con il Sabino, perché se il comune di Perugia deve contribuire in maniera maggiore, mi sembra normale che almeno il Sabino ci obbliga a dare dei soldi. Cioè, su questo siamo perfettamente d'accordo. Pure sulla fascia c'è una cifra chiave che non vediamo, cioè quella della zona primaria, studenti privati, si provano a contribuire. Ma mi sembra già eccessiva rispetto ai comandi comuni comunali, insomma c'è tutto sufficiente, però se non è, voglio dire, c'è la seconda politica compensativa rispetto a questo. Se si occorre il 16%, anche il comune è un 0,0 magari uno, non funziona. Cioè quello è un comune verde, se mi piace negli alunni, a contribuire a mettere una SAP, insomma, sostanzialmente per dare questa cosa. Dopodiché, secondo me si può vedere anche degli indirizzi, pure per i danni causati da questa forma selvatica, però è che la lascia in volta la selvatica, però ci sono danni causati da cinghiali, istrici, lupi e culturisti, che secondo me vanno indirizzati in maniera snella. C'è veloce, non è perché si deve burla, rubare e fare storie di comparti, cioè queste sono secondo me dal nostro punto di vista le proposte, quindi anche se noi ne ancora due, in qualche altro secondo mi sembra qualche anno fa, quindi vorrei dire. No, all'epoca che era prima. No, capisco che era prima di tutto, però. Non faccio conto che era una cosa. È un argomento che ci sta a cuore, ma non è la prima di tutto adesso. No, di quanto, capisci? No, non deve senso stare in comparti, se no facciamo un referendum, non è un referendum, ora c'è un massimo di comparti, non lo porta a unire. Cioè, perché non è che conserva le tradizioni, insomma, le consuetudini locali, le consuetudini, viste questa volta, insomma, a forza di conservare tutte quelle che erano le tradizioni, le consuetudini, c'è questa volta, ha portato solo danni, c'è sempre nessun tipo di vincolo. Cioè, c'è adesso proprio... Vincolo c'è un vincolo, c'è un vincolo, c'è un terreno, quindi il proprietario solo ai fini fiscali, non è a passo su quel terreno, poi si interviene un intervento, una cosa non lungo. Così sembra una cosa normale. È proprio per questo. Su questo c'è la perfetta d'accordo di un'altra condivisa. Noi fare una proposta condivisa, insomma, nell'interesse generale. Allora aggiungo solo alcune cose che il tuo ragionamento si trova d'accordo. Diciamo così, per quanto riguarda la questione dei cinghiali, ovviamente l'utilità centrale e altri è ovviamente limitata al suo periodo di impatto, perché oltre il patto risponde la Regione. Ho capito. E quindi ci sono state già quest'anno delle parti. Però il problema è giustamente come dici tu, che le procedure per il risarcimento sono inutilmente gravose e non sono adeguate, non so quando. C'è una burocrazia, alla fine c'è un agricoltore che è danneggiato, passato. È bene che è previsto solo una zona del parco, però c'è no, ma adesso ci vediamo, come c'è un segnale, se il danno lo fa il danno del parco, quindi se non si era previsto, deve mettere anche in mancia, vuol dire, è vero che un parco che può indennizzare nella zona dove è il parco,
Nella zona utile corrisponde alla regione. Ma la giornata corrisponde in maniera straordinaria, secondo il Cusina, non è che è fermo, sta in là in quella zona. E la parte si sposta e crea l'altro. Lo dico per certo, perché il verdone, perché si è tenuto sempre prima del Covid, giusto per dare anche contezza ai consiglieri del Comune dell'attività che fa come delegato rispetto agli enti sovraccomunali. Mi ricordo un periodo preciso, credo fine del 2019 c'è stata una riunione tematica su Vicilia, forse anche una discussione tematica e c'era anche il rappresentante della regione, l'ufficio agricoltura della regione, come si chiama. E disse proprio questo, che per quanto riguarda i danni subiti dai terreni inseriti nel piano del parco nazionale, con il risarcimento e il pratico debbano essere svolti dalla forestale che ha competenze sul piano del parco, sul parco e dal parco nazionale. Per i terreni che non sono inseriti nel parco nazionale, l'attività di risarcimento viene svolta dalla forestale che competenza dei fondi e la pratica viene risarcita da un ufficio competente della regione. Se non sbaglio si serve anche della provincia in qualche misura rispetto alle attività di verifiche. Ovviamente siamo in Italia, non è che siamo in Germania, ogni procedimento è molto. All'epoca il presidente era praticamente una riunione della giunta del consiglio direttivo del parco che è composto da 9 membri, il presidente Tommaso Pellegrini, cioè il vicepresidente con Antonio De Via di Signori Morigerati, Natalino Barbato, una serie di Mediamino Curci, una serie di consiglieri, c'è il rappresentante del WWF, c'è il rappresentante della Ambiti, del Comune, tutte stesse del ministero. Ci sono delle linee guida del Ministero anche sui risarcimenti circolari emanati che riguardano in che misura debba essere risarcito il danno, non è che il parco o la regione ha cercato sostanzialmente, lo dico in maniera che io sono la conoscenza di qualcuno è un po' indennizzato, qualcuno fa storia, qualcuno fa la disciplina, qualcuno fa la causa, è stato indennizzato. Allora, voglio dire, Sperando che nel frattempo, che tanto motivo mi sono dimenticato di dirci, come la proposta del
interesele conjuncte. Nu e suficient de ziua propunerea de comunitate de ci vorrebbe sia pronta anche quella la parte del comune di Polo, che non sono le stesse cose nostre, la parte del comune di Sanders e la parte di quindi si deve fare poi un assemblamento delle varie proposte e votare un documento unico anche che riguarda gli altri comuni, non solo. Questo per dare forza, anche se le problematiche sono molto comuni con quelle di Polo, per dare forza al deliberato. Anzi, mentre non la zona 1 del nostro comune riguarda il pubblico, c'è ancora la cosa più grande, il comune di Polo riguarda i privati. C'è la parte che riguarda il privato, la parte del di Polo è proprio inferiore al cioè, beh, lo spiego anche a noi. Non so, sicuramente è più basso del nostro. Tanto è vero che per dargliene atto, anche se non ne ha bisogno da parte mia, all'epoca il sindaco del comune, il compianto Rocco Giuliano, disse: guarda, siccome un problema è venuto di più a essere lui, mi ratella questa cosa, se con una poca è la presa. Però dice però la problematica è comune, cioè siccome riguarda il modo che riguardava il comune, non riguardava ogni volta riguarda i privati, l'iniziativa sulla comprende fondamentalmente solo il comune. Vieni da tu e vediamo di fare un'azione comune insieme. E siamo andati in questa direzione sostanzialmente. Quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione per piano economico finanziario 2020. Qui premetto sicuramente i consiglieri comunali di maggioranza saranno stati attenti. Avete avuto solo una proposta di deliberazione senza cifre. È lo schema, il canovaccio dell'approvazione del consiglio, non ci sono anche cifre. E quindi potreste dire giustamente, cioè, ma proviamo una cosa senza cifre. Vi spiego come è andata questa vicenda. Da un paio di anni una legge regionale ha istituito l'EDA, l'ente d'ambito dei rifiuti, che in prospettiva, anche se forse come si faranno dei subbandi, tutto ancora non discutere su questa, in definitiva tutta la partita dei rifiuti, inclusa fatturazione ai cittadini, inclusa gare per lo smaltimento, inclusa tutta la gestione degli impianti, transiterà dall'ente da ogni comune a questo ente. È un consorzio obbligatorio della regione a cui tutti quanti i comuni si devono arrivare. Ovviamente questa è la prospettiva, cioè una fase di transizione. Una fase di transizione in cui i comuni continuano a conservare la prerogativa sia di gestire i rifiuti, sia di ovviamente mettere in collettazione, fare le collette ai cittadini, e tra cui anche definire il piano tariffario del servizio della tassa della TARI. Ora però da questo adempimento, diciamo, della definizione del regolamento del piano economico finanziario della TARI originariamente doveva essere svolto entro il 31/12/2020, previa validazione del piano, cioè questo piano si doveva proporre all'EA che lo doveva validare per dare confermare o ridurre o aumentare il piano tariffario dello Stato. Che è quello che noi abbiamo avuto negli ultimi 2 o 3 anni, da quando c'è la mia amministrazione sostanzialmente. Visto che tutti quanti i comuni, la provincia di Salerno è composta da 158 comuni, questo procedimento è stato iniziato nel mese di gennaio e non si è concluso nei tempi previsti. E quindi è stato proposto ed è successivo
parole che arrivano dopo. Quindi, intanto abbiamo, abbiamo convocato il Consiglio, intanto abbiamo dato una bozza di proposta come sala, no? E nel frattempo abbiamo inviato all'ente d'ambito del servizio della gestione integrata dei rifiuti, l'ENA, detto in maniera più ENA rifiuti, il nostro piano che è stato approvato solo ieri, ed è stato inviato ieri, che conferma il ruolo, dando una piccola differenza, il nostro ruolo è 122-123, ce l'ha approvato in 124 sostanzialmente, con la possibilità di recuperare la differenza nel triennio successivo, quindi non è un'unica soluzione. Noi il nostro piano da rifare 122-123 vado a memoria, quello approvato, in validità, vi dico la determina, abbiamo fatto proprio una determina l'ente d'anno, di validità del piano economico finanziario, di stabilire che il corrispettivo complessivo riconosciuto non ce l'aveva. Che arriva lì. Allora non ve l'abbiamo dato perché lo stasera possiamo proponiamo il rinvio della proposta, discutiamo perché ovviamente come anche i nostri consiglieri, tutti quanti i consiglieri l'hanno potuto apprendere da ieri, non l'abbiamo dato perché già con la segretaria ci sono una riva nei tempi prefissati, rinviamo l'argomento perché deve essere, dobbiamo avere conoscenza. Comunque ve lo anticipo. L'approvano per 124.442 e anche tra l'altro anche all'approvato l'ente d'ambito all'ambulatorio come tutti gli enti pubblici e ha fisso l'ambulatorio dell'ente d'ambito, lo trovate possibilmente, potete finire la copia qua per vedere dov'è e sull'ambulatorio scrive è da Salerno e riesce. Quindi c'è tutta l'argomentazione di come si arriva a questa definizione, quanta è la parte variabile della tariffa, quanta è la parte. Questo è un procedimento che in prospettiva toglierà dai comuni la gestione del servizio di vita. Almeno questa è la legge regionale di questa amministrazione regionale, nulla vieta. Cambiando l'ordine degli addendi, in questo caso è risultato cambio, invece non è conseguito. Addirittura nelle gare, tant'è vero che nella gara che facevamo all'epoca sulla selezione per l'affidamento del servizio di gestione di rifiuti, vi era già previsto, perché la legge regionale già era stata approvata, una clausola cosiddetta di privativa, cioè nel caso in cui ci sia, lo chiamo così, l'esproprio della funzione della gestione del servizio di rifiuti dal comune all'ente d'ambito in questo caso, la gara è nulla, viene risolta automaticamente ex legge per questa legge qua. Quindi, capite che questo siamo in una fase come al solito di transizione, un po' lenta, procedura, era previsto che questo doveva iniziare 2-3 anni fa adesso. Quindi propongo al Consiglio l'invio dell'argomento alla prossima seduta di Consiglio. Mettiamo di concordo perché io volevo dire proponere, quindi una semplice spieghiamo qual è la genesi. Noi abbiamo convocato perché c'era loro, abbiamo inviato il piano e ce l'hanno restituito lì, quindi non abbiamo potuto mettere i consiglieri in grado di poter convocare. Ok. Ultimo invece argomento che è stato già trattato nella seduta precedente e mi pare che c'era già la prima bozza che poi riguarda il regolamento degli usi civici. Ovviamente anche questo è un argomento abbastanza serio e obbligatorio perché ci sono tutta una serie di norme che sono l'ultima modifica del regolamento degli usi civici è stata fatta da noi in 5
Ovviamente anche questa è una modifica che noi proponiamo, il Consiglio approva e deve essere valida, approvata dal commissario dei Usi Civici della Regione Campania. Non è immediatamente operativa domani mattina, verrà poi sottoposta al vaglio della Regione. La modifica che abbiamo, le modifiche che sostanzialmente noi abbiamo preso regolamento degli Usi Civici in funzione e in utilizzo, ci siamo visti un po' intorno con quali altri comuni, che cosa fanno, abbiamo cercato di ritagliare sulle esigenze del nostro comune quello che è sia la legge regionale, sia le leggi regionali, sia quello che viene fatto negli altri comuni. Tenete conto che riguarda più settori, per questo dicevo più legge regionale, c'è la parte che riguarda i funghi, c'è la legge regionale specifica che per il regolamento della raccolta dei funghi, per cui noi abbiamo cercato di inserire qualcosa, ma grosso è la normativa di riferimento, è quella che ci dà la legge regionale, la quale possiamo erogare nei limiti previsti da essa, neanche la possiamo avere. Lo stesso dicasi per tutta la questione relativa all'abbandono dei rifiuti, tutta la questione relativa ai prodotti secondari, alla raccolta dei prodotti secondari nel sottobosco. L'unica modifica che noi abbiamo apportato, e chiedo all'assessore se vuole intervenire di poter relazionare, sulla raccolta. Abbiamo cercato di dare un minimo di regolamentazione circa la raccolta della legna, in cui abbiamo fatto una modifica che, diciamo così, più restrittiva e più cercando di regolamentare un po' questo fenomeno che ci interessa da vicino. E praticamente c'è, come voi sapete, la pratica di assegnare, durante le case montagne si assegna ai privati a cui viene fatta richiesta. Si martella la pianta con un segno distintivo e si assegna. Ci sono delle modifiche dovute alle nuove leggi. Ho capito, sono quelle delle nuove leggi. Esatto. Lo sto appena finito di dire. Solo detto, l'intervento più diciamo così, dove abbiamo cercato di dare un ulteriore un'ulteriore regolamentazione, un ulteriore ordine rispetto a questo fenomeno è quello della raccolta del legno, nella quale abbiamo posto dei limiti rispetto alle domande, perché poteva succedere che cadevano 10 piante in montagna, venivano assegnate, venivano 10 persone sempre le stesse, o appartenendo al gruppo familiare, assegnate alle stesse 10. Cosa che è possibile fare, non è che è impossibile fare, l'hanno sempre fatto tutti, e non è che ci spaventa o ci diciamo così, però ci chiediamo di dare la possibilità a più persone, siccome è un uso civico, è un uso della moneta comunale che viene concessa ai cittadini, di poterla regolamentare. Per cui abbiamo dato questo limite, che ovviamente è oggetto di discussione, può essere opinabile, può essere modificato in qualsiasi momento, che per ogni numero familiare non si possa fare più di 2 richieste ogni anno. Quindi se io vengo Mimo D'Amato e Teresa Catella, una volta la faccio io, una volta mia moglie, può anche bastare sostanzialmente, perché dobbiamo dare la possibilità di esercitare a tutti quanti i cittadini. Non quello è una linea che non lo può fare adesso. Siccome quello che ho risposto è regolamentato, tutto nella regolamentazione. Forestale, la comunicazione che fanno a noi deve essere eseguita, mandata alla forestale sull'autorizzazione dell'inserimento, il numero di targa del mezzo con il quale viene asportata la legname, cioè, poi ovviamente con tutta la regola, questa è la regola, poi che ci sia qualcuno che la regola non la segue, non la seguiva prima e non la seguirà un anno dopo. Noi non possiamo, non è che ci sono degli obblighi a ciò. A ciò deputati che devono effettuare il controllo.
Ripeto, vi aggiungo che il regolamento, avevamo fatto il regolamento per il pascolo, il regolamento di questo ciclo è stato proprio la forestale, ce la dobbiamo completare, la regolamentazione dobbiamo fare anche quello per questi cicli e poi lo mandiamo a meglio e peggiore, perché altrimenti sarebbe incompleto, perché il pascolo è uno dei chiusi civici, dice abbiamo fatto lo specifico e non abbiamo fatto il generale. Quindi per questo, questi due regolamenti viaggiano in pari passi, perché l'utilizzo del pascolo è un uso civico a tutti gli effetti. Insomma. Allora, io per quanto riguarda il regolamento del pascolo, quindi da alcuni punti non sono d'accordo, quindi penso che avrete visto. Poi per quanto riguarda... Vabbè, fate scusa, se ti verranno subito vince lui. Se ci sono... ...mediamente diritto agli usi civici. Cioè, questo regolamento, un regolamento... Sì, quindi, non ricordo te, ma ha scritto insieme, non ricordo. Ma tutti insieme. Cioè, chi rivede diritto agli usi civici, sia i cittadini residenti, sia quelli che sono originari, nell'ambito del posto, e soltanto quelli che... E a qualunque titolo... ...in qualsiasi forma, insomma, a qualsiasi titolo... contribuiscono alle casse, insomma, comunali. In questo regolamento, per esempio, voi no. È la scelta voi. È la scelta voi, io non lo condivido, cioè voglio dire, perché io penso che... È libero di usare. No, pensi che è un incentivo alle persone che hanno deciso di risiedere qui, di prendersi le cose legate e di prendersi anche le cose. Poche cose. Ho capito, veramente il regolamento del passo, prevediamo addirittura che possiamo... anche per i non residenti possono farlo. Aspetta, non è proprio così, cioè è così ma non è proprio così. Non è proprio così. Ecco, invece in questo momento stiamo limitando persone, cioè comunque natale prima e magari sta pure per 15 ore davanti alla vita, no? E contribuisce probabilmente anche più di noi alle casse del comune, no? Come vanno i rifiuti? Stai a Torino, stai a... a Roma, no? Sicuramente paga più di noi, forse fa qualcosa per lui, quindi ci sono le armi, faccio le busto per lui. Con quale motivo non dobbiamo vedere a un cittadino che ha un posto, tutto questo vorremmo farlo adesso che fanno parte di una cosa che si fa proprio fuoco. È un esempio semplice, no? Secondo me, io non ci vedo niente di stallo, perché è una persona che contribuisce comunque alla casa, no? E quindi quella. Quell'articolo, l'articolo 1 del regolamento, secondo me è molto attuale e andrebbe ripristinato così come senza essere modificato. Dopodiché, parliamo che facoltà del sindaco. Quale pagina? Ma non sei massimo, lo sento solo a chi mi ha detto, perché io faccio formare un po' a pensare. Se non faccio un po' di segnale, non c'è che arrivare, no? Insomma, ma per 4-5 consigli per un. E facoltà del sindaco concedere il diritto anche a persone non residenti, fatte salve appositi a utilizzazione di studi. Se vuol dire, lui faccio un regolamento, su un regolamento, se io fanno un valore, non c'è la regola. No, non è che la regolista non sappi cosa può applicare, comunque in classifica non sappi, che regolamento c'è l'artista, allora è facoltà del sindaco, una apposita utilizzazione di studi, quando capisce una parte specie, lui, un non residente può essere autorizzato per un'altra che penso che un regolamento vada tutto. Anche perché un regolamento che si parla, non è così tanto in campo, quindi non è un problema, non fai un film, ma se non prima sanno se ne parla. Oppure un problema non vince. Sarebbe bene, no, voglio dire, però quando un regolamento si deve sentire le regole che vanno per tutto, ma non è che dice che vanno per il sindaco lo vuole, che sono due volte se ne spende un regolamento. E quindi secondo me anche questo è una cosa che va. Dopodiché c'è un altro punto importante. E allora, l'amministrazione comunale tramite delibera del Consiglio Comunale può aumentare i gravi dei cittadini, non residenti nel comune. Pagina? Sempre la pagina. Sempre. Seconda pagina. Sempre la seconda pagina. Sempre la pagina. Seconda pagina. Può aumentare i cittadini non residenti nel comune che risulta da essere assegnatari o occupatori di terreni o castagnieri. Gravati a uso civico, affitto. Fino al massimo del 25%. Scusate, se c'è un suicidio, può fare a poco, così non riesce. C'è un terreno con un suicidio, può fare, capite, ma va bene, è un'altra procedura.
parlando con una persona, se ragiona in questo senso. In che senso? Come in questo senso. Se tu non fai di finto e c'è di vista all'usocipico, come lo tieni con uno del contegno? Ma sì, che c'è l'usocipico, no, c'è l'usocipico, appunto, non fai il finto, non lo pago nemmeno io, possiamo prendere tutte e due, tutte e tre, ci mandano a fare ricade in quel terreno, grazie all'usocipico. Sì,
5 chile, te uiți 5 chile. Si apri, da, apri bruca, vine să-l pui pe să-i s-o aveți. Nu mai e diverse. Nu se poate fi cu un sucit. E pasco. C'è un sucit. Se ti ha un sucit, c'è un regolamento di due sucit, c'è un problema di fatto. Era solo un sucit, non era pasco. C'era, è compreso pure il pasco. All'epoca era compreso dentro. No, c'è compreso, noi non l'abbiamo modificato quella parte del pasco, l'abbiamo modificato solo la punta del punto. Io devo dire molto sul legname. No, prevedemmo anche delle aree di regolamentazione per quanto riguarda le aree di sosta sulle strade statali che si potevano fare con il regolamento. Quelle sono previste da pure dalle regolamenti. Tessere dei funghi, un altro tempo, è stato poi superato. Questo lo so che è stato superato, quello fa un dipende che ha portato. Dopodiché, altri argomenti. Quando riguarda invece la questione residente e non residente, la formulazione che qui è ambigua, mi rendo conto, e dico, aggiungiamo, facciamo la proposta di modifica, in cui diciamo, dove c'è scritto è facoltà del sindaco, di aggiungere previa delibera di giunta comunale che indichi i criteri con i quali, e in quella sede possiamo inserire anche le cose che giustamente dice, erano previste nel regolamento originale. Per l'individuazione dei criteri da parte della giunta comunale. Questa è la proposta di modifica dell'articolo. L'articolo è stabilita nel regolamento, cioè come dice questo. Articolo 4, comma, forma 5, mi rendo conto che è troppo libero l'arbitrio del sindaco e quindi mettiamo un organo ulteriore che insieme al sindaco definisca i criteri con i quali concedere ai non residenti l'eventuale uso dell'uso 5, per cui propongo la pongo all'ordine del giorno. Ma sulla scorta di che cosa? Cioè voglio dire, se tu proponi questa cosa, c'è un po' di dico, fammi la legge. Questo è il riscontro da fare. Mi rendo conto che l'ha fatto la fare, ma lui te la sa comportare. No. Apposito lui, fatto solo, apposito l'utilizzazione, no? Fammi capire, fammi un esempio, cioè vuol dire sulla scorta che cosa? Posso pensare un po' potrebbero essere delle cose che hai detto tu. Quale? Quello che hai detto tu, il fatto che la prima presura è a quelli che contribuiscono. Ma questo l'ha preso. Ma è una scelta. Diciamo che la facoltà del sindaco va bene anche a quelli che vengono, che contribuiscono in qualsiasi modo alle tasse comunali, decide, ma è previsto già in un regolamento, non è che ci prevede un sindaco aggiunto, sì. Un regolamento ci vuole decidere. Io dico così, la proposta è questa, la diciamo così, diversamente. Facoltà del sindaco, l'articolo 5 dice, è facoltà del sindaco concedere tale diritto anche a persone non residenti, fatte salve a cose dell'autorizzazione. Aggiungiamo, i cui criteri verranno stabiliti con una apposita delibera di giunta comunale. La proposta. Proviamo la votazione, vogliamo prima la proposta e poi vogliamo il regolamento se non ci sono altri criteri. Ok, vogliamo prima la proposta di modifica dell'articolo 5. Contrario. 6, favorevoli. Noi riteniamo che deve essere rispoggiato il regolamento. E quindi mo votiamo tutto anche sulla base della modifica effettuata. Allora, sempre 6 favorevoli e 3 contro. Così abbiamo chiuso. Ovviamente rinnovo ancora l'augurio a tutti quanti di buon anno. Grazie, molto. Non mangiate assai. Buon anno.